È uscita la patch su PS4 e PS5 e tu non ci hai capito niente. Quali sono i cambiamenti e soprattutto nuove tattiche e nuovi moduli? Scopriamoli insieme e rimani fino alla fine per una bella chicca. Ragazzi, io sono il Santu, benvenuti a tutti in questo nuovo video di tattiche, moduli e un po' di spiegazione della patch. Vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, attivare le notifiche e venirmi a trovare sul canale Viola tutti i giorni 12.30 e 18.30. Il link è in descrizione. Il Santu Futti Universe. Allora, iniziamo a parlare a volo della patch e vi spiego semplicemente, proprio a due parole rapide, cosa è cambiato su PS4 e cosa è cambiato su PS5. Allora, su PS4, dopo averle provate, ovviamente, ho notato un semplice incremento, ma proprio minimo della CPU difensiva. Poi per tutto il resto è identico, ok? Ovviamente parliamo anche dei tiri di esterno, leggermente patchati, leggermente nerfati, niente di particolare. Su PS4 i grandi cambiamenti non è che ce ne sono stati. Su PS5, in generale next gen, ok, quindi anche Xbox, di cambiamenti ce ne sono stati, e come! Quello sostanziale è che semplicemente è cambiato il meta. Se prima noi giocavamo con i giocatori lenti, i vari Haaland, eccetera, ok? Che ci ha giocato 434 partite e i vari Mbappé, ragazzi, non correvano, vedavano fastidio. Adesso tutto questo è stato stravolto in maniera incredibile. Adesso giocatori come Mbappé se ne vanno in velocità e superano i difensori centrali lenti come Van Dijk, come Koulibaly, eccetera, in una maniera incredibile. Quindi ora il meta qual è? I lengthy possono essere utilizzati? Assolutamente sì. I lengthy come Haaland sono ancora forti, sono addirittura forse ancora più forti, perché un giocatore che ha tanta velocità più lengthy risulta ancora più efficace. La differenza qual è? Che giocatori controlled, perché vi ricordo ci sono tre tipi di corsa, lengthy, controlled e explosive, dove lengthy va in allungo, controlled è bilanciato sia in accelerazione che in allungo, e explosive appunto con giocatori come Neymar, Vinicius eccetera, che hanno un vantaggio nei primi metri. Questa cosa è stata radicalmente sistemata con una serie di aggiustamenti nella patch. I giocatori controlled ed explosive adesso corrono. Quindi qual è il meta? Per me il meta al momento è ancora, se mettiamo in prima, seconda e terza posizione, lengthy, poi c'è controlled e poi c'è explosive. Secondo me i controlled sono superiori a quelli explosive, adesso ti spiego anche il perché. Quelli explosive per definizione hanno un vantaggio nei primi metri e poi rallentano un po' la corsa, i vari Messi, Neymar, ok? I controlled invece non hanno né un vantaggio all'inizio della corsa né un vantaggio alla fine, quindi sono bilanciati, partono forte, continuano forte e finiscono forte. I lenti ovviamente partono un po' più scarsettini e poi partono in velocità, arrivederci. Quindi per me lenti e controlled sono i migliori. Mbappé è controlled e adesso con gli sprint boost che sono tornati con L1 più corsa, volano. Quindi rapidamente questa è stata fondamentalmente il cambio radicale del meta, e non voglio perdere altro tempo perché adesso te voglio far vedere un po' di moduli molto velocemente che te possono svoltare questo nuovo tipo di meta, ok? Soprattutto per la fase difensiva. Allora, in difesa, dato che fino adesso abbiamo giocato con pressing, con profondità molto molto alta, vi voglio cambiare assolutamente questa cosa, perché dato che i lanci lunghi, i filtranti sono stati boostati, filtranti bassi, soprattutto per questi giocatori molto veloci che adesso se partono non li riprendi più. Se prima con lenti potevi prendere il giocatore, il Mbappé della situazione, il Vinicius della situazione, adesso se Mbappé parte Van Dijk non te prende più. Quindi quali sono i moduli migliori che secondo me, che io sto utilizzando, possono darti una mano a livello difensivo, ma soprattutto a livello di costruzione gioco? Sto utilizzando assolutamente il 4-3-2-1, buildato con equilibrato 35-55, equilibrato passaggi diretti. L'ho provato con manovra veloce, l'ho provato con costruzione lenta, l'ho provato con profondità più alta, profondità più bassa, l'ho provato col pressing, l'ho provato con ripiega. Non c'è sta niente da fare, equilibrato è quello più forte di tutti, perché con pressing una volta per cavallo sul primo controllo si stancano un sacco per la patch dell'altra volta e soprattutto se sbilanciano troppo. Con ripiega stessa cosa, si schiaccia troppo la squadra, quindi equilibrato è l'unica soluzione. Stesso motivo per l'ampiezza e la profondità. Comunque il 4-3-2-1 è un modulo abbastanza bilanciato, ma poi con le istruzioni che ti faccio vedere tra un attimo lo andiamo a sistemare alla perfezione. Anche qua equilibrato passaggi diretti, perché con passaggi diretti la squadra
porta tanti uomini a ridosso dell'area di rigore, si buttano all'interno dell'area e ci abbiamo tanti giocatori in area di rigore. Ok, la cosa simpatica di questo modulo è avere comunque due centrocampisti su tre molto molto propensi alla fase offensiva e uno un CDC puro. Io adesso ho Valverde che sì è Park, ma all'occorrenza se avete tipo un Messi, un Dembélé, un Ginola, ma anche un Mbappé volendo metterlo anche qua a centrocampo, è assolutamente top. Utilizzo Park perché, e Valverde perché sono due back to back, due box to box, due giocatori che te fanno sia la fase offensiva che la fase difensiva, perché adesso ti faccio vedere. Alle istruzioni gli metto all'attaccante rimani centrale, inserisciti alle spalle e rimani in avanti. Voglio solo che sia davanti, lì bello piazzato a farmi gli inserimenti. Dembélé stessa cosa, rimani centrale, inserisciti alle spalle, ovviamente ai due ATS e ATD. Gli mettiamo però supporto in difesa base, ATS e ATD anche se quest'anno sono AT, ok? Perché comunque te fanno un minimo di fase difensiva, però stanno comunque in fase offensiva. Che sì che il nostro CDC perno, che in realtà questo modulo il CDC non ce l'ha, gli lasciamo, resta dietro, resta al limite e copertura al centro, proprio per fargli fare tipo il perno davanti alla difesa. La cosa simpatica di questo modulo sono Valverde e Park, ok? I due centrocampisti. Quello meno offensivo, meno propenso alla fase offensiva, gli lasciamo attacco equilibrato, entra in area e copertura al centro, con possibilità di mettere copertura sulle fasce se vedete che la vostra squadra sta troppo schiacciata. Fate dei test, dipende molto dagli interpreti del vostro centrocampo. Stesso discorso di là per l'altro centrocampista, che deve essere quello molto più offensivo, o a destra o a sinistra, dipende dal giocatore che avete. Gli mettiamo avanza stavolta, entra in area per il cross e copertura al centro, ok? I due terzini come al solito resta dietro in attacco e basta, perché è all'interno della partita. Poi con le freccette potete cambiare con fai salire i terzini, ok? Questo secondo me è il modulo che al momento è più meta, o comunque quello più di facile utilizzo sia in fase difensiva che in fase offensiva. Vi ricordo che in fase difensiva voi dovete prendere il vostro che sì, il vostro CDC, selezionarvelo, portarvelo molto indietro e temporeggiare sia con il CDC e poi con i difensori centrali, altrimenti prendete delle imbucate clamorose. Andiamo avanti, prossimo modulo che in ordine di facilità di utilizzo dopo la patch è il 4-2-3-1, anche qua equilibrato, 40-45, quindi poco sotto i 50, perché comunque ampiezza già ce la danno gli esterni del 4-2-3-1, profondità 45 perché la facciamo salire noi la squadra manualmente con i passaggi, equilibrato passaggi diretti 45, molti giocatori in area perché così appunto la squadra sale, tre angoli e uno punizioni, ma queste due ovviamente cambiatele come preferite. Istruzioni molto semplici, all'attaccante rimani centrale, inserisciti, rimani in avanti, voglio il perno davanti, là davanti, punto e basta. Stesso discorso per Ljungberg, rimani in avanti, entra in area e basta. Ho bisogno del COC che stia lì davanti e pronto a prendere il pallone. Non metto rientra in difesa perché tanto abbiamo già la profondità abbastanza bassa. Se gli metto rientra in difesa, se schiaccia troppo in mezzo ai due CDC e non mi piace. Ai due esterni, che sono COC, COS, COD, come preferite, rientra in difesa ed entra per il cross, così questo modulo ti diventa praticamente un 4-4-1-1, molto 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 bilanciato sulle fasce, soprattutto per le ripartenze, e poi ovviamente ti si schiantano dentro l'area di rigore. E Dembélé stessa cosa, entrambi rientra in difesa, entra per il cross. Ai due CDC stessa identica cosa, per entrambi intercetta linee, resta dietro e copertura al centro. A qualcuno piace anche mettere regista arretrato, ma secondo me anche qua la squadra si schiaccia troppo, il giocatore si schiaccia troppo sulla linea difensiva. Provatelo però, perché a qualcuno potrebbe piacere, vi consiglio di provarle queste cose perché potrebbe piacervi. Stessa cosa di là, Valverde, intercetta linea, resta dietro, resta in posizione, ai due terzini resta dietro, perché sempre se li vogliamo far salire con le freccette, sali, mettiamo i terzini offensivi. Andiamo avanti e guardiamoci il 4-4-2, questo è il modulo secondo me più difficile di tutti quelli che vi sto facendo vedere adesso, ma non inutilizzabile, perché se siete bravi a gestire bene i due centrocampisti centrali, se siete anche abbastanza fortarielli a difesa, questo vi piace, perché c'ha tutto, c'ha i due centrocampisti, di cui uno deve essere un po' più offensivo, uno un po' più difensivo, c'ha gli esterni, c'ha le due punte, quindi c'ha un mix di qualsiasi cosa. Anche qui, come potete ben vedere, molto equilibrato, 45-55, equilibrato passaggi detti, 55, non troppi giocatori in area perché non abbiamo il CDC fisso, non c'è
non ci sono molti giocatori in mezzo al campo, ci abbiamo due punte, quindi non ci dobbiamo sbilanciare troppo, due in angoli o tre come preferite veramente, e uno in punizioni per evitare i lanci lunghi. Con le istruzioni, anche qua, rimani centrale, inserisci dalle spalle, rimani in avanti, rimani centrale, inserisci dalle spalle, rimani in avanti ai due attaccanti, perché me devono stare sempre là, gli attaccanti devono fare solo gol, ragazzi. Cercate di utilizzare, se avete una punta a 2, un 4-4-2, vediamo dopo anche l'altro modulo, uno con molto passaggio, Ljungberg, Neymar, in questo caso Ljungberg, Neymar, questi qua, Messi, e l'altro che deve solo fare gol. Cioè, una delle due punte deve farvi come se fosse una mezza punta, una seconda punta, un COC, però in fase offensiva, che deve avere più assist che gol, capito? Non deve fare tanti gol, deve fare assist fondamentalmente. E l'altro invece deve avere due gol a partita, cioè, capito? I due esterni, rientra in difesa e poi tutto standard. Tutto standard. All'occorrenza anche qua gli potete mettere entra in area per il cross, ma dipende molto da come sentite voi la squadra, se è troppo sbilanciata oppure no. Io per esempio a Dembélé gli lascio inserimenti equilibrati, gli lascio standard. Anche qua rientra in difesa, ampiezza bilanciata, tutto quanto equilibrato. Qua a Park gli potrei mettere pure entra in area per il cross, ma ho notato che la squadra poi si sbilancia troppo, come se lo portassimo a far diventare un 4-2-4 e in ripartenza è un casino. Quindi lasciamoglielo equilibrato, quando vede che c'è lo spazio si butta, se no lasciamolo perdere. Ai due terzini resta dietro come sempre, ok? Ultimo modulo, ragazzi, che questo secondo me è quasi sperimentale, nel senso che l'ho provato, è quello che ho provato di meno, ve lo sono sincero, però è una chicca, perché noi siamo soliti utilizzare il 4-1-2-1-2 stretto. Perché quest'anno non usare quello largo? Quello stretto è fortissimo, però quest'anno che usiamo tutti quanti gli esterni praticamente, e soprattutto con questa nuova patch dove la velocità si buttano tutti quanti a cannone e corrono come dei treni, gli esterni ci servono. Però questo modulo ci offre il CDC e il COC assieme ai due esterni, è come se fosse un 4-4-2 però col CDC e il COC, quindi molto più bilanciato, e ci può servire per difenderci dai vari 4-3-3, 4-3-2-1, quindi comunque moduli che c'hanno le ali, ok? Anche qua la doppia punta, utilizzate uno che ha un buon passaggio, dovete avere un buon COC, un De Bruyne, un Messi, anche Neymar va benissimo. I due esterni qua vi devono fare la doppia fase. Park, Valverde sono due interpreti top perché ti sanno fare entrambe le fasi, come se fosse appunto due esterni nel 4-4-2, devono andare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, come se fossero due terzini molto offensivi ma che te fanno pure la fase difensiva, ok? E il CDC deve essere un CDC puro. Vieira, che sì, Kvaratskhelia che è uscito qualche giorno fa, deve essere puro CDC, deve solo recuperare palloni, ok? E poi ovviamente un minimo di passaggio. Alle istruzioni, anche qua, rimani centrale, inserisci dalle spalle, rimani in avanti, sempre per la stessa storia. Al COC, stessa identica cosa, rimani in avanti, entra in area per il cross. Ai due esterni, rientra in difesa, e qua invece glielo mettiamo, entra in area per il cross. Agli altri due, sempre equilibrato, entra in area per il cross, perché, come vedete, qua partono da molto più lontano, e glieli possiamo far, lo possiamo far sbilanciare. Avendo il CDC davanti alla difesa, noi possiamo permettere ai nostri esterni di salire un po' di più, ok? Stesse istruzioni per tutti e due gli esterni. E ai terzini, di nuovo, resta dietro in attacco, come sempre. Va bene, ragazzuoli? Fatemi sapere se vi piacciono, quali sono i vostri dubbi, qualsiasi cosa, sono a vostra disposizione, sia qua nei commenti, che ovviamente sui nostri social, su IG e sul canale Viola, che vi ho detto, sono tutti linkati in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video.